il Figlio di Dio giunse a Gerusalemme, dopo aver annunciato ai suoi discepoli ciò che stava per accadere, e disse loro: il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Possiamo darti 30 monete, ma non temere, sarà posto il giudizio. Va bene, mi dirò dove trovare. Se dovessi morire non ti credo. Così Gesù e i discepoli si avviano a passare la notte vicino al Monte degli Ulivi, quel che egli doveva raccogliersi in preghiera. Non meravigliarti se ti dico che devi nascere una seconda volta. Il vento soffia dove vuole e tu ascolti la sua voce, ma non sai da dove venga né dove vada. E così è di ognuno che viene dalla carne e dallo spirito. Dio ha amato tanto il mondo e ha dato suo figlio, così che chiunque avrà fede in lui non perirà mai, ma vivrà in eterno. Queste furono le sue parole, le sue importanti parole. Cosa credi di fare? Questo tuo sacrificio per chi è? Per loro forse, che ogni giorno fanno il contrario di ciò che dovrebbero. Vai via, vai via. Il tuo sacrificio non servirà a salvare le loro anime.
Vai via. Padre, a te tutto è possibile. Allontana da me questo carcere, questa agonia. Ma ti chiedo perdono, perché è giusto che sia fatta la tua e non la mia volontà. Quello che baciava è lui, è arrestato. Giura, con questo bacio tu mi tradisci. Lasciamo! Lasciamo! Sei dinanzi a noi, sei tu che dici di essere il Cristo, il figlio di Dio. Tu lo dici. Come osi? Io vi dico che il figlio dell'uomo sarà ad essere Dio. Quale parole oltraggiose? Nessuna testimonianza ci occorre. Questo uomo ha bestemmiato. È morto! È morto! Quell'uomo non ha timor di Dio. Sei tu il re dei giudei? Tu lo dici. A morte! A morte! Lo senti cosa dicono di te? Hai ancora una possibilità. Puoi ancora difenderti. In occasione della Pasqua, l'imperatore desidera mantenere l'usanza di liberare un condannato a morte. Quindi, chi volete che vi liberi? Barabba o Gesù detto il Cristo? Barabba! Gesù! Quindi che ne farò di Gesù? Crocifisso! Gesù innocente! Non merita la liberazione! Non potete condannarlo! Non sapete ciò che fate! Sì, invece! È un bestemmiatore! Non sono responsabile di questo sangue. Vedetevela voi. Ecco il mantello. È la corona del re. E che re!
Gesù, quanta sofferenza. Perdonaci se vuoi. Cadere su di lui le colpe di tutti. Egli fu disprezzato e come l'agnello che viene condotto al sacrificio non aprì la sua bocca. Egli ha portato le colpe di tutti, le nostre colpe, il nostro dolore, affinché potessimo guarire attraverso le sue piaghe per poi rinascere. Signore, le tue pene per coloro che in te non credono. Signore, che con voce morente hai pregato per i tuoi uccisori, per essi che ti hanno inchiodato mani e piedi, continua a vegliare su di noi. Dal profondo della tua anima guarisci gli infermi, dai fiducia, coraggio, pazienza nel continuare in questo mondo. Questa è la penna di Daniele Monetti.